Amici di Iceberg News, un bel Alleger da Paolo Travagnin e Marino Midena. E ripartiamo con questa nuova puntatina di Iceberg News. Siamo in studio belli freschi, belli caldi. Subito il contatto, cantato telefonico 339 39 90 836 per essere con noi sul telefono, perciò sms, telefonate, mms, quello che volete. Mentre per quanto riguarda il contatto telematico, info@icebergnews.it, desumibile dal sito www.icebergnews.it, naturalmente, dove così vi esorto a seguirci per notare le nostre nuove emittenti, dove poter vederci, scaricare o comunque seguirci. Per quanto riguarda il vostro materiale invece potete inviarlo come al solito a Iceberg News, all'attenzione di Paolo Travagnin, via Ennio Bonifazi 36/5 00167 Roma. Continuate a farlo perché ci stanno arrivando molte novità interessanti e che vi proporremo chiaramente in trasmissione qui, e potreste essere proprio voi i prossimi ospiti. Immediatamente passo la parola a Marino in regia, che ci enuncia, che ci delucida il nostro nuovo sommario di questa sera. Marino, a te. Sì, Paolo, giustamente, puntata ricca, parleremo di cinema con due opportunità di lavoro molto importanti che ci ha segnalato il nostro partner lavorare-spettacolo.com, e due importanti notizie, e poi avremo due contributi video, la clip musicale con il brano Domani dei Tecnosospiri, un cortometraggio molto interessante che ci hanno inviato i nostri amici della Scuola di Cinema di Via Panisperna, che è l'ultimo film di Igor Manner, regia di Cristian Repici. E poi in studio abbiamo un graditissimo ospite, Stefano Malatesta, un musicista che ci racconterà tutte le sue nuove avventure, in particolare adesso è direttore artistico di un locale importantissimo a Roma che si chiama Dune Club. Quindi Paolo, a te la parola. Grazie Marino, e grazie mille della tua così precisione come al solito. Allora, come avevi giustamente accennato tu, partiamo subito con una novità che da poco è già presente in altri circuiti musicali, ma non poteva mancare anche su Iceberg News. Il gruppo è un giovanissimo gruppo di pop bello corposo, sono ragazzi interessanti, noi ve lo proponiamo. Domani sono i Tecnosospiri, ci vediamo qui tra qualche minuto. Alleger! Stai
Stai cercando una scuola di musica che soddisfi le tue esigenze? International Music Institute, corsi per tutti gli strumenti, laboratori di musica moderna, coro e orchestra per ogni età e livello, percorsi didattici e piani di studio fatti su misura che potrai scegliere insieme a noi con l'aiuto di docenti qualificati. Telefona allo 06 88 457 88 o visita il nostro sito www.imionline.it per scoprire tutte le nostre sedi a Roma. International Music Institute, la musica che ti gira intorno. Il Torchio Sardo, tutti i sapori della Sardegna, dal pesce fresco al maialino, dalla ricotta al forno ai formaggi tipici, il tutto accompagnato da vini regionali selezionati, grappe e liquori. Il Torchio Sardo, ristorante e pizzeria, via Rigo d'Avila 8187, telefono 0678 57140. Il Torchio Sardo è a Roma. Eccoci rientrati in Iceberg News e vi ringrazio dell'attenzione che ci state riservando in questi ultimi periodi. Carta e penna immediatamente perché è giunto il momento dell'opportunità lavorativa. È un casting e si tengono proprio a breve i provini a Roma e a Milano e a Torino addirittura per il prossimo film di Carlo Fumo, il regista del mondo per la regia appunto di Carlo Fumo. Perciò chi volesse, naturalmente non posso stare qui a delucidarvi tutti le posizioni aperte, anzi vi invito a vederle tutte completamente nel nostro partner che accennava prima Marino, cioè lavorare-spettacolo.com. E potete fare e così prenotarvi al casting mandando un'email con il vostro curriculum e le foto a ilregistadelmondo@libero.it. E immediatamente ripasso la parola a Marino che è proprio pronto con il nostro ospite qui nel nostro salottino. Sì, eccomi qui inquadrato. Ho accanto a me Stefano Malatesta, musicista, un amico poi soprattutto, recente acquisto del Dune Club come direttore artistico. So che stai facendo grandi cose sul campo proprio della conduzione della programmazione, però volevo un pochino sfruttarti per parlare della tua arte musicale, insomma. Vedo che hai in mano un CD, uno dei tuoi tanti progetti, il Dua. Esatto, questo è già nei negozi di dischi. Dua, Nice è il titolo, distribuito da Alidon, prodotto da me e da Twilight. È in tutti i negozi di dischi, fortunatamente anche in una colonnina in ascolto a Mondadori e via del Corso. Mi fa impressione vederlo sotto al disco di Mina, insomma. Ah, beh, è una soddisfazione, una soddisfazione grande. Musicista, possiamo dirlo, più di 1000 concerti live. Tu volevi glissare, dice non lo diciamo, però invece è importante, insomma. Beh, sì, diciamo che per una ventina d'anni mi sono dedicato a fare concerti un po' in tutta Italia. Blues anche soprattutto. All'estero, prevalentemente blues, cosa che mi porterò sempre dietro, insomma, voglio dire, anche abbastanza contento. E adesso però lavoro molto più in studio, ho questa esigenza qua, ho lasciato un po' da parte il live per dedicarmi alla produzione. Comunque col blues hai girato un pochino tutto il mondo, so che sei andato anche a Chicago, hai avuto premi. Ho avuto il piacere di suonare con Pineapple Perkins, il pianista di Muddy Waters, insomma, belle soddisfazioni. Belle soddisfazioni. Hai vinto anche un premio della critica al Festival di Vicenza Blues Festival, sì. Tantissime cose, tantissime. Dicevi disco autoprodotto perché tu hai anche uno studio di registrazione, sei proprio un produttore. Sì, ho uno studio qui a Roma in via degli Scipioni e questo è un disco in parte autoprodotto e in parte prodotto, nel senso che tutta la produzione artistica, le composizioni insieme a questa cantante, Lili Latuero. E i brani sono nostri, miei e della cantante, e il disco ci ha aiutato a produrlo, abbiamo coprodotto con Paolo Micioni. Ecco, vediamo delle immagini proprio del tuo studio che abbiamo girato, sì. Quindi alta tecnologia, mi raccontavi che poi preferisci un tipo particolare di macchinari, di apparecchiature, proprio perché volevi dare il suono caldo. Sì, preferisco usare molto analogico e usare il supporto digitale per registrare tutti i suoni che passano per l'analogico prevalentemente, perché tanti studi adesso usano mixer digitali, io ancora mi trovo bene
con i mixer analogici, anche se un po', sono un po' più difficili da gestire, ecco.